Ora di notte si Qual è il spera. primo pensiero degli italiani, a tuo avviso? Potere d'acquisto. Potere d'acquisto. Cioè? Ma il potere d'acquisto è, secondo me, la prima forma di libertà che un cittadino deve avere in proporzione a quello che dà alla collettività. Per cui se una persona che lavora, che paga le tasse, che presta la sua opera, il suo ingegno, è giusto che questo sia valorizzato. E io credo che in particolar modo in Italia questo non accada. Cioè il lavoro, qualunque esso sia, qualunque ruolo una persona svolga, di solito, salvo pochi casi, non è abbastanza riconosciuto sul piano economico. E siccome oggi la regola vuole che per ogni cosa che fai servono i soldi, si parla tanto di libertà e democrazia, ma secondo me il primo modo per dare libertà è dare potere d'acquisto alle famiglie e a chi lavora, cosa che oggi non c'è più. Allora, accomodati pure, tra poco apriamo i telefoni, vedo che siete già in discussione. La legge sul precariato l'ha fatta Treu. Non l'ha fatta la legge per la regolamentazione del mercato del lavoro e per la riforma del mercato del lavoro. Una riforma l'abbiamo fatta, una riforma l'abbiamo fatta con coraggio. Una riforma l'abbiamo fatta. E lei che prende 10.000 euro al mese dovrebbe vergognarsi di scrivere precarietà. No, guardi, io non mi vergogno. E invece sì, io non mi vergogno del mio lavoro. Io non mi vergogno del mio lavoro. Il suo stipendio, non gli ho detto del suo lavoro. Lei si deve vergognare, come si devono vergognare tutti quelli che sono seduti qui, che io faccio un lavoro di professione. Non capisco perché. Provaci, prova a far votare alla Sicilia i soldi per far pagare il buco della sanità del Veneto. Dai, fai queste cose. Salutare gli ospiti. E vorrei anche, siccome la signora non la conosco e siccome prima ha detto che tutti piacere. I signori qua seduti devono vergognarsi, io siccome non la conosco, io non ho niente di cui... Politico. Hai uno stipendio da politico? Io non ho niente di cui... Tu hai uno stipendio io non ho niente di... Allora, visto che lei fa la giornalista, ma come me... Ma non faccio più neanche quello. Allora, prima di... Allora, se ripaga, sarà prima mantenuta. Di sputare scemenze, si informi... Ma mantenuta, brava. Prima di dire scemenze... Quasi come te. Allora, prima di infangare la gente, si informa... Scusate, come faccio io? Se volete informarvi su chi è Daniele Martinelli, andate sul suo blog... Allora, chi può giudicare. Sto facendo vedere il tuo blog. Occupi un posto in politica, no. www.daniele per sapere chi è Daniele Martinelli www.daniele.it ecco. Allora, prego. Adesso spero. Allora, siccome ha detto. Però ripeto, non mi si dà dell'isterica che non è andata bene col marito, cioè queste cose qua sono squallide. Sono squallide. Allora, siccome ha detto che le persone che sono qua sedute devono vergognarsi, io dico si vergogni lei. Vista? Perché io non ho niente di cui vergognarmi, perché io sono una persona onesta, pago le tasse, vado in giro a testa alta, ci ho messo la faccia, ci ho messo anche parte della mia credibilità. Non sono stato eletto perché non ho avuto abbastanza voti, ma un po' di voti li ho avuti, se vuole saperlo. E quindi io non mi devo vergognare di niente. Perché si deve vergognare? Che lei fa, no, sì, prima ha detto lei i signori che sono. No, non occupo posti. Io sono qua seduto, invitato tre. Da Roberto Poletti, che ringrazio. Però lei prima ha detto i signori che sono qua si devono tutti vergognare. Non si vergogni lei, perché io non devo vergognare. Detto questo, così mettiamo subito in chiaro le cose. Va bene. Ecco. Ci allora, bene. Il punto da capire è che abbiamo una situazione. Parliamo di lavoro finalmente. Sì. Benissimo. Il problema economico è un problema internazionale. È un problema che ovviamente la politica era un po' preparata, perché dal 2007 che c'è stato questo inizio di crisi, la caduta delle borse, poi è uscita la bolla dei mutui fasulli negli Stati Uniti che hanno portato poi sul baratro la Grecia. Adesso pare che i 6 miliardi di debiti che ha la Spagna li voglia coprire la Cina, per cui... con dispiacere anche per la Lega che vorrebbe imporre i dazi, mi sa che se andremo avanti così sembra che la Cina si comprerà tutta l'Europa. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no, però siamo in un clima di grande incertezza dove praticamente non si sa che fine si farà. Gli stati hanno fatto già alcun passo, cioè salvare le banche per venire incontro a questa crisi. Per cui io dico, la politica, quello che può fare, limitatamente all'Italia, quello che avrebbe potuto fare, sarebbe stato quello intanto di cercare di defiscalizzare e quindi di agevolare il più possibile l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani per quel poco o tanto che c'è, visto che comunque all'estero il lavoro c'è, perché in Olanda la disoccupazione è al 3%, l'Olanda non è in Oceania, è a 800 chilometri da Como. E quindi
un po' di problemi si potrebbero risolvere. Intanto la politica poteva agire in questo modo, defiscalizzare per esempio l'ingresso per chi assume al primo impiego, cercare di detassare per esempio le pensioni minime e quindi incrementare un po' gli stipendi, cioè cercare di dare più potere d'acquisto. Io l'ho scritto potere d'acquisto perché poi il lavoro, le persone cioè sostanzialmente lavorano solo perché devono portare a casa i soldi per vivere, no? Per cui se tu devi disporre del tempo di una persona, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo nella nostra vita, devo darti 10 ore al giorno, è giusto che tu mi paghi adeguatamente, non mi dai 1200 euro se faccio un infermiere, me ne dai 2500 se devo stare a Milano, se no è chiaro che a Milano gli infermieri non ci saranno mai. Quindi questa è la politica, di questo dovrebbe occuparsi la politica. E quindi io parlo a livello di Italia dei Valori, come partito vi assicuro che alla Camera, per quanto pochi siamo, ci sono state decine di proposte da questo punto di vista, e anche adesso in materia di federalismo con la Lega ci si sta confrontando per cercare di valutare ciò che di buono nel federalismo c'è, per cercare di, non dico tamponare, ma cercare di risolvere qualche problema. Questo è il quadro, ok? Poi la vergogna è un'altra cosa, cioè è inutile prendersela con Treu e pensare che Treu sia stato il male di tutto, cioè il punto, sì, il punto sì, vero sì. Se lei in realtà conosce la storia, è che in Italia purtroppo i governi attuali, come lei ben sa, purtroppo si sono soprattutto concentrati, non parlo dei presenti, parlo purtroppo dei loro referenti romani, si sono dedicati soprattutto ai problemi giudiziari di Silvio Berlusconi. E a non altro, però, sostanzialmente. Prima, no, che, in Italia sicuramente lo scollamento, il fatto di avere tolto la possibilità di scegliere la persona non ha giovato, ma anzi è stato un fattore assolutamente tragico. In Tunisia è in corso un colpo di Stato. La Tunisia è a 80 km dalle coste siciliane dove riposa Bettino Craxi. Ben Ali è al potere da 30 anni. Dall'87. Ecco, 23 anni. Adesso ha già trasferito la famiglia agli Emirati Arabi perché la Tunisia è ferro e fuoco, c'è il coprifuoco. La Tunisia è il paese più tranquillo dell'area magrebina e anche è il meno fondamentalista. E, è a pochi chilometri dall'Italia e il suo governatore, il suo presidente, sappiamo che è a capo di un governo dove sostanzialmente impera la corruzione, che arriva fino giù nei ranghi della polizia, che spara a altezza uomo, perché i 50 morti in Tunisia sono frutto soprattutto della polizia che ha ucciso i civili, e adesso si sta facendo una rivolta, la gente si sta organizzando grazie ai blogger, quindi grazie alla rete. Qualcosa si sta muovendo, sta cambiando. La Tunisia vive la crisi economica limitata al suo dinaro, che è la sua moneta, che non è fuori dall'area euro, ma ne risente gli effetti, sia sul piano del dollaro che sul piano dell'euro. Questo per dire che la Grecia, ovviamente fa parte dell'Italia, scusate, dell'Europa, vive il default. C'è secondo me un problema da valutare a livello europeo, che la perdita di sovranità monetaria degli stati purtroppo ha influito, sta influendo, perché gli stati non potendo emettere moneta, non potendo stampare soldi, perché l'euro lo stampa la BCE, succede che Tremonti fa questi tagli drastici, no? Perché deve reperire moneta circolante, arrivando a questo, arriveremo sempre anche noi in peggio. Però se batti moneta c'è l'inflazione, sì, l'ha ho capito, già fatto, no, vai, però lo Stato 20, può abbattere l'inflazione applicando le tasse. Benissimo. Se lo Stato applica le tasse, tanto per farla breve, quindi abbatti un po' di moneta, la manda al macero e va verso la deflazione, cioè può tenere un equilibrio uno ma Stato. Non la tant'è che con una politica per quanto l'inflazione sia stata natura, prima, dai, io dico, faccio un'analisi mia, posso anche sbagliarmi, però quello che conta è che l'Unione Europea oggi è una realtà unita, però poi di fatto è frammentata perché ogni singola nazione deve fare i conti con i propri debiti, il Portogallo i suoi, la Grecia i suoi, l'Italia i suoi. Noi siamo a 1.900 miliardi di debiti. Tremonti tre giorni fa cosa ha detto? Ha detto che la crisi economica è come quando giochi a un giochino che abbatti un mostro, però te ne si ripresenta un altro più brutto e più insidioso. E questo lo ha detto a Parigi, nello stesso giorno in cui il ministro, cioè il Tremonti americano, ha detto probabilmente potremmo a fine marzo andare in default, cioè gli Stati Uniti che vanno in default. Io dico, mi rendo conto che i partiti tutti non stanno affrontando queste tematiche. Torniamo alla gente. Sonia, che viene fuori dalle... Allora, io... Perché ce l'ha con Boni, mi scusi? Allora, i primi tempi che ci presentava un tema mi sembrava uno che era uscito dal campo Rom di Via Triboniano. Oggi mi sembra uno che è uscito da un negozio di Armani. Guardate cosa c'ha ai polsini lì. Grazie. Che c'hai i polsini? C'ho la croce di San Giorgio. Sa, purtroppo fare il presidente del Consiglio non è che puoi andare sempre col maglione, perché io farei molto volentieri.
lo faccio spesso. Anche posso dire una anche cosa Martinelli difesa di Boni, anche se non dovrei. Però se sono istituzionale... Nella vita privata è molto straccione come si veste. Ma poi al di là di con questo... Con la maglietta e i jeans strappati. Non si può però fare... Non è che voglio soccorrere Boni, però adesso alla fine il fatto che uno si presenti in giacca e cravatta... Io penso che sia questione di educazione. Il più maleducato sono io che sono in maglietta. No, c'hai i pantaloni rotti. Io vorrei fare un'osservazione, se mi consente, poi vi lascio la parola. Allora, il problema, uno dei problemi anche italiani, ho fatto l'esempio della Tunisia prima, perché uno dei modi per contrastare e per venire incontro alle famiglie che hanno bisogno è avere un governo che faccia qualcosa di utile, che Italia dei Valori ha fatto, peraltro con proposte bocciate, cassate, per davvero contrastare l'evasione fiscale, perché oggi sui giornali sono finiti centinaia di nomi di stilisti, di gente che avrebbe nascosto soldi in Svizzera o chi ad Antigua, come per esempio Berlusconi, no? Che tant'è che è imputato di frode fiscale qui a Milano per lo stesso reato, e figuriamoci, abbiamo il capo del governo imputato di un reato così, figuriamoci se abbiamo un governo efficace contro l'evasione fiscale. Io dico che se dovessimo davvero andare a prendere, no, un po' di soldi e far pagare tasse a chi davvero ha nascosto i soldi all'estero, io non dico che ripagheremo l'intero debito, ma certamente miglioreremo la qualità della vita di migliaia di pensionati, precari, famiglie che non arrivano a fine mese. Questo è un grosso problema. E vorrei chiudere con una cosa, un esempio di perdita di etica, è una delle colpe della politica a cui faccio, poi mi taccio, il fatto che ci sono Dolce e Gabbana, no? Che sono stati, è stato chiesto il processo, credo al Tribunale Busto Arsizio, perché si presume che abbiano nascosto 1 miliardo di euro a Lussemburgo con i proventi di vestiti venduti qui, no? Allora io dico, il Comune di Milano ha steso il tappeto rosso a Dolce e Gabbana, quando si sapeva che erano già sotto indagine per questa losca vicenda, no? Che toglie onore a chiunque, perché quantomeno devi dimostrare in tribunale di non aver evaso il fisco. Milano ha steso il tappeto rosso a Dolce e Gabbana, no? Per fargli fare la sfilata di moda. Ecco, io credo che questo atteggiamento sia uno sberleffo e una presa per i fondelli nei confronti di chi paga le tasse. Allora, cioè, prima di far rispondere, dei tartassati a 1.000 euro al mese, vedo, che non hanno modi e che pagano per tutti. Italiani, Angelo, pagano per tutti. Revocate l'Ambrogino Dolce e Gabbana, si chiede.